Dal suo punto di vista, anche assumere ufficialmente un ruolo all'Altra Fini con un ingaggio anche ridotto, perché ripeto, non è più una questione di soldi né di prestigio. Ma non è No, no, questo. lo so, io sono d'accordo con te, io sto Neanche... cercando di immaginare quello che lui nella sua mente può Salvatore, volere. però c'è Secondo una me cosa lui. che dire, Secondo è me la lui. società che già gli ha Se, chiuso la porta in faccia, è già la se, se... società Lo so bene, No, no, ma io lo so bene, no, io sto cercando non di è interpretare. Cioè, guardate, fammi finire il no? discorso. Si dà una cattiva informazione. Fatemi finire il discorso, perché si io sto cercando di, non è informazione. Questione di informazione, io sto cercando esclusivamente di interpretare il suo punto di vista dal mio punto di vista. Però. Secondo me, poiché lui ha 38 anni, non ha niente più da chiedere dal punto di vista neanche economico, probabilmente, della sua carriera, l'unica soddisfazione vera, l'obiettivo, potrebbe essere quella di giocarsi la Champions. Però. Quindi posso immaginare che il suo impegno, perché quest'anno indubbiamente, almeno anche da quello che dice Paolo, si sta allenando bene. Ma lui è un serio è un professionista, serissimo è un professionista. Grande professionista. Però credo che lui probabilmente come obiettivo lui, nella sua mente però penso che sia, lui stesso penso che sia realista, valuta come è stato utilizzato dall'allenatore e quindi è in grado di prevedere come potrebbe essere utilizzato quando ci sarà una Champions dall'allenatore. Salvatore, la squadra funziona. Poi la Juve Salvatore, deve cercare, deve proiettarsi sul futuro. La sua presenza potrebbe anche frenare un giovane che possa essere inserito in questa squadra. Bisogna fare, bisogna dare, Piero, bisogna dare anche telefonata. Un'informazione globale. Cioè non, sì. non deve passare l'idea che la società esatto. non voglia più Del Piero. Qua c'è un excursus storico che bisogna comunque ricordare. È stato Del Piero nel videomessaggio della scorsa primavera che ha detto che avrebbe firmato l'ultimo contratto in bianco con la Juventus. Andrea Agnelli nell'assemblea di ottobre ha solo ricordato e ha chiesto un applauso a tutta l'assemblea per tributare un giusto omaggio a un campione, secondo me il più grande campione che ha mai avuto la Juventus, in termini di numeri, in termini di gol, in termini di quello che ha rappresentato. Però non è stata la società che ha detto no, questo è l'ultimo anno di Del Piero, è stato Del Piero che ha detto questo era l'ultimo contratto, l'ha deciso con la società. A me poi stona un po' quando ieri sera sentiamo le interviste e dice beh, non abbiamo concordato proprio questo. Che cosa significa? Chi è che ha detto questo è il mio ultimo contratto? Allora mi dai ragione. L'ultimo contratto di un anno però. Non ha detto l'ultimo contratto di un anno. Luca... Stai facendo scusa, ma secondo te Pietro secondo e te, cosa sta facendo? Ma le cose che ha rimosso, ma cosa ma vale? La parola cosa vale? Scusa, ma Luca, no. Volevo chiedere solamente questo a Luca. Secondo lui Del Piero è per andare via o per restare in questo momento? Ma lui vorrebbe restare. E che stiamo dicendo? Che ho detto due secondi fa. Restare, però vorrebbe essere considerato. Se tu la scorsa primavera hai detto alla società questo è il mio ultimo contratto, la società si mette a programmare il dopo Del Piero, sì, si mette è un a programmare che vuole rimanere squadra. Ancora la Juventus. Ma lui può fare la... Scusate, ma se la società sta puntando per prendere un grosso giocatore, un centravanti, Del Piero poi non troverà neanche più 10 minuti se ci sarà una squadra che funziona, che vince e gioca bene, scusate, eh? Cioè non è che fanno giocare perché Del Piero ha fatto il contratto e sul contratto io credo che deve giocare. Io credo che dei 5 attaccanti che in questo momento abbiamo, l'anno prossimo, quelli sicuri di restare probabilmente, anzi forse l'unico sicuro, l'unico sicuro di restare è Vucinic. È Vucinic. E poi sugli altri 4 c'è, una mail 4 per c'è il rimescolamento, quindi sicuramente c'è da prendere uno molto forte.